ragazzi, benvenuti in questo video speciale dedicato alla sushi cake. L'ho realizzata per il compleanno di mio fratello e su vostra richiesta ho cercato di registrare tutti i passaggi per spiegarvi come realizzare questa buonissima torta salata. Per prima cosa prepariamo gli ingredienti. State molto attenti quando maneggiate l'avocado perché è molto scivoloso. Sbucciatelo per bene rimuovendo l'osso e fatelo a fettine sottili. Allo stesso modo preparate anche gli altri ingredienti, il salmone fresco affumicato secondo il gusto dei vostri ospiti. Vi assicuro che piacerà anche a chi di solito non vuole mangiare sushi. Il formaggio e il riso in bianco. Potete trovare la ricetta del riso per sushi sul mio canale. Foderate la teglia che avete scelto per la vostra sushi cake con della pellicola trasparente. Questo servirà a non far attaccare il riso ai bordi. Per prima cosa prepariamo quindi uno strato di riso in bianco. Ricordate sempre di inumidire le mani quando maneggiate il riso al vapore, altrimenti rischiate che vi si attacchi al palmo. Una volta preparato il primo strato di riso, passiamo al salmone. Ovviamente la stratificazione di ingredienti è opzionale, quindi scegliete quella che più vi piace. Finita questa fase, un altro strato di riso e si prosegue con la realizzazione della sushi cake. Qui purtroppo ho perso il video che dovevo usare. Usate una spatola di silicone per spalmare per bene il formaggio su tutto il riso in bianco, dopodiché procedete aggiungendo anche l'avocado in fette. Una volta riempita tutta la torta, via con un altro strato di riso. A questo punto abbiamo raggiunto il limite massimo della nostra tortiera e possiamo completare il tutto con l'alga nori. Inumidite per bene il riso se necessario e applicate l'alga nori, se la tortiera è troppo grande ne serviranno due. Fatela aderire per bene su tutto il riso e nei bordi della tortiera e con delle forbici rimuovete le parti in più. Se la tortiera è molto grande e un'alga sola non basta, applicate una seconda con lo stesso metodo. Inumidite, applicate, fate aderire per bene e ritagliate i bordi in eccesso. Poggiate un piatto abbastanza largo da contenere tutta la torta e con un movimento veloce e deciso giratela su se stessa. È un po' come fare i castelli di sabbia nella spiaggia. Mettete in frigo per almeno 10 minuti così che il riso si compatti per bene. Dopodiché potete rimuovere la tortiera. Ed ecco qui la nostra sushi cake. Non ci resta a questo punto che decorarla. Ovviamente questo va a gusto e piacere personale. Io qui vi faccio vedere un esempio. La mia sushi cake l'ho decorata con del salmone, delle uova di lompo, del riso e infine dell'aceto balsamico alla salsa di soia. Ta-da! La sushi cake è pronta! Divertitevi anche voi a realizzarla a casa, mandatemi le vostre foto e se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere con un like e un commento. Iscrivetevi al canale Nerd Kitchen se non l'avete ancora fatto, vi ricordo che trovate la ricetta del riso per sushi sempre sul canale e seguitemi su tantissimi altri social. Ciao, alla prossima!